Tutti di nuovo da Campanaro 67 con in primo piano la torre dell'orologio di Piazza Maggiore. Già in sottofondo si sentono le campane, vuol dire che stanno cominciando a fare qualcosa. Adesso andiamo anche noi. Io per il momento chiudo, non so se Francesco vuole riprendere. Quando hai finito chiudi, sì. Metti il paletto e andiamo su. Da qui mi pare che c'è un'altra veduta praticamente. Eccola, un'altra bellissima veduta di Bologna, quella è la chiesa di Andrea, quella laggiù. San Domenico. Questa è la chiesa di San Domenico, grazie per il suggerimento. E adesso andiamo su. Ecco, io ovviamente da qui non c'ero mai salito, oppure non mi ricordo assolutamente. Comunque, ecco. Perché siamo in una campata interna, io non mi ricordo che era così, partivo direttamente dalla base e non mi ricordo proprio. Ecco qua, a posto. E qui siamo nel campanile, eccoci qua. Bentornato Campanaro 67. Wow! Allora, sì, un po' diversi. Ecco, adesso comincio. Dice, ma non fa niente, sentitelo! L'uccellino di Foligno che finalmente ha trovato la possibilità di essere libero come l'aria. Ah, tu sfotti e io ti ripago con la stessa frettata. Allora, la salita ovviamente è sempre la stessa. Mi ricordo che l'altra volta sono arrivato col fiatone e più o meno oggi sarà la stessa identica cosa. Siamo all'interno del campanile, ho fatto solo due rampe di scale, chissà quante ce n'è ancora, ma adesso però non la riprendo tutta perché sennò si scarica la batteria. A tra poco. E riprendiamo da qui, ormai siamo arrivati a quella che a tutti gli effetti la sede dell'UCB. Vi ricordate? Unione Campanari Bolognesi, eccola. E questo, ecco, questa è la novità. Oh, e io mi ricordo solo di questo, eccolo. Io mi ricordavo solo questo. Passa il tempo, eh? Questo è un altro nuovo. Questo appunto che erano le famose quattro che avevo provato quel giorno. E questi sono i nuovi. Eccoli, questi infatti non me li ricordavo per niente. Questo è a 5. E questo è il più grande. Questo mini concerto di proprietà dei soci campanari Gennaro Frigidi è stato donato all'Unione Campanari dal figlio Pietro nell'anno 2015, quindi è una novità. Eccolo, di quattro campane. E questo è in maggiore. Sì, esatto. E questa è la famosa il famoso campaniletto dove c'era la campanella. Eccola lì, infatti, va. Andrea, è qui la campanellina che c'era, eh? Sì, vedi? Queste le hanno rifatte di ceramica. Vedi? Eccola la campanellina, la vedi? dai, allora questa la lascio qui perché tanto non serve, ma sono già in piedi, no? Te senti quanto è bella? Ed eccoci qua. Siamo tornati di nuovo sulla cella campanaria di San Petronio. No, come quello di Misano, neanche come di Rocentese, noi possiamo andare anche su. Ah, ok, allora. Sposto.
grossa? Queste sono 1, 2, 3, quindi ammonio. Servono per farlo oscillare tutto. Io sotto. Sopra Massimo, Maurizio, Manuele alla, a calcio, a fare pena. Alla mezzana io avevo pensato a Mirko a Ciappo, Cesare a Ciappetto e Vernizzi sopra. Se può andare bene. Io avevo pensato così. Se voi avete qualche opinione differente, ditemelo che non c'è nessun problema. Oppure, esatto, io avevo pensato così. Ed ecco, siamo arrivati sul campanile, sulla cella campanaria, ed ecco appunto Piazza Maggiore e l'orologio del comune. E poi ovviamente davanti a noi la Basilica di San Pietro, praticamente la metropolitana di San Pietro, e davanti proprio in primissimo piano la Torre dell'Arengo del Palazzo Renzo. Quello che vi ho fatto vedere prima. Questa è la piccola. E la nota è questa, ora la sentiremo toccandola col battaglio. E questa è la piccola. Ora andiamo sulla terza. Questa è la terza. E la terza, la mezzanella. Questa ovviamente è la mezzanella. Andiamo sulla mezzana, che è la campana più, che è stata più barellata in assoluto, perché la sua nota era decisamente non rispondente all'accordo. Ecco, questa infatti è la mezzana, e ovviamente la grossa, la campana grande, che è praticamente del 1492. Eccola. Wow! Ci senti, Fra? Eccola, va. Ok, adesso ovviamente aspettiamo che le mandano su, e praticamente oggi finalmente vedremo la scappata e la messa in piedi anche di questa bella campana, che pesa circa 24 quintali. Così penso. A posto, a più tardi.